Soledad, la battaglia più importante. NATO e Unione Europea convolano a nozze. Ucraina, il doppio gioco della Turchia. Emergenza permanente, il futuro secondo il World Economic Forum. Cortina di silicio attorno alla Cina. Taiwan, civis pacem, parabellum. Pechino e Manila sempre più vicini. Toyota lancia l'allarme sulle auto elettriche. Giustizia, da Perry Mason all'avvocato robot. Il viaggio interstellare continua. La lotta per il controllo di Soledad e Bakhmut nell'Ucraina orientale è la più sanguinosa battaglia per le forze russe e ucraine dall'inizio dell'invasione del febbraio 2022. Ad affermarlo è Mikhailo Padalyak, consigliere della presidenza ucraina, in un'intervista alla France Press. Il Ministero della Difesa russo ha comunicato che Soledad è bloccata a sud e a nord, implicitamente smentendo la caduta della città annunciata invece ieri da Evgeny Prigozhin, fondatore del gruppo Wagner. Prigozhin, in una foto pubblicata ieri sera, si trova in una miniera di sale che rappresenta uno degli ultimi capisaldi ucraini in città. Nel centro di Soledad si sarebbe formata una sacca in cui si troverebbero militari ucraini che non sono riusciti a lasciare la città. Tra gli arresi ci sarebbe anche un mercenario italiano. Secondo i media russi, le perdite dell'Ucraina nei combattimenti possono ammontare a 25.000 persone, valutazione comunque ottimistica per i russi. L'intensità delle battaglie può infatti essere paragonata a quelle della Seconda Guerra Mondiale. Il Cremlino non ha confermato ufficialmente la presa della città, ma ha parlato di dinamiche positive. C'è una dinamica positiva di progresso lì, ma il successo militare sarà raggiunto quando raggiungeremo gli obiettivi fissati dal comandante supremo nel corso dell'operazione militare speciale, ha precisato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che ha sottolineato come per ora non vi sia alcuna prospettiva di colloqui di pace con l'Ucraina. Intanto, nella vicina Donetsk, le truppe di Kiev hanno bombardato ripetutamente la città con almeno 6 proiettili NATO da 155 mm. Le truppe di Kiev avrebbero preso di mira anche il villaggio di Alessandrovka, alla periferia di Donetsk, mentre nelle aree degli insediamenti di Pavlovka l'esercito russo ha reso noto di aver abbattuto alcuni droni. Secondo il servizio stampa dell'esercito di Mosca, i sistemi di difesa russa avrebbero intercettato anche 5 proiettili MLRS e un missile antiradar HARM. Questi ultimi, di fornitura statunitense, sarebbero stati neutralizzati anche nella zona di Lugansk. Le difficoltà dell'esercito ucraino, confermate ufficialmente anche da Kiev, spingono così Zelensky a fingere di polemizzare con la NATO. La retorica NATO della porta aperta non è sufficiente per noi, non è abbastanza per motivare il nostro Stato e non è abbastanza per motivare i nostri soldati, ha precisato Zelensky in visita a Lviv, dove ha incontrato il presidente polacco Duda e quello lituano Nauseda. La decisione degli Stati membri della NATO di avviare un meccanismo per accelerare l'integrazione dell'Ucraina sarebbe molto efficace e coerente con la realtà e il nostro potenziale di difesa, come è avvenuto con Svezia e Finlandia, ha sottolineato il leader ucraino, alle cui dichiarazioni ha fatto seguito il presidente polacco Andrzej Duda. Come chiesto da Kiev, riteniamo giusto continuare a sostenere militarmente l'Ucraina, perciò, in base all'accordo della coalizione internazionale, invieremo un altro gruppo di mezzi militari,
nel caso specifico carri armati Leopard, nel numero di 12 o 16. Il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba, è comunque fiducioso che altri partner occidentali seguano l'esempio dei vicini polacchi, per esempio la Germania, che potrebbe fornire i più avanzati Leopard 2. E infatti Downing Street ha appena annunciato che invierà carri armati a Kiev subito dopo l'annuncio di Varsavia. A tutti gli effetti sta dunque nascendo la cosiddetta coalizione dei volenterosi e ciò sta spingendo di fatto a un'escalation del conflitto con alcuni paesi NATO direttamente impegnati. Il tutto mentre l'Unione Europea sta preparando il 10° pacchetto di sanzioni contro la Russia, che dovrebbe includere anche l'industria nucleare. Molto probabile anche l'inasprimento delle sanzioni alla Bielorussia e all'Iran, paesi che collaborano con la Russia. Intanto a Mosca un altro cambio ai vertici militari prende vita. Il ministero della difesa Shoigu ha rimosso il generale Suravikin dalla carica di comandante delle truppe impegnate in Ucraina e lo ha sostituito con Valery Gerasimov, già capo dello Stato Maggiore. Suravikin viene retrocesso a vicecomandante, lo stesso incarico però assegnato anche al capo delle forze di terra, generale Alex Saliukov, e al vice capo di Stato Maggiore, colonnello generale Alexei Kim. La decisione, riferiscono i portavoce del ministero, è dovuta alla necessità di organizzare una più stretta integrazione tra i diversi corpi. Nel frattempo, il Ministero delle Finanze russo segnala a gennaio un netto declino delle entrate derivate dai dazi per l'export energetico e annuncia la necessità di una correzione delle previsioni tenendo conto del nuovo scenario. Nel 2022, infatti, la Russia ha ridotto la produzione di gas dell'11,8% rispetto al 2021. Si tratta del livello più basso dal 2016. Grazie agli scambi yuan-rublo, stando al ministro Anton Siluanov, il tasso di cambio del rublo si è comunque rafforzato attestandosi rispetto al dollaro a 68,9 rubli dopo essere sceso fino a 68,5. In ogni caso, rassicura Vladimir Putin, nel 2022 non è successo nulla di quanto previsto dal nemico. D'altronde, complessivamente, gli aiuti inviati dal cosiddetto Occidente collettivo a Kiev, inclusi tutti i tipi di riciclaggio di denaro, hanno superato i 150 miliardi di dollari. Questi sono i dati ufficiali di Kiev. Praticamente un buco nero senza fine, considerato che il bilancio annuale della difesa russa è di 51,1 miliardi di dollari. Questo è dunque il contesto in cui Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, può affermare che questa è una guerra tra NATO e Russia. Margherita Furlan e Fabio Belli, TG Sole 24. Finché morte non ci separi. Questo sembrano essersi detti ieri, 10 gennaio, Jens Stoltenberg e Ursula von der Leyen, ovvero le rispettive facce visibili di NATO e Unione Europea. In una cerimonia autocelebrativa in cui è stata firmata per la terza volta nella storia una dichiarazione congiunta, i rappresentanti delle due organizzazioni si sono giurati amore eterno, mettendo quindi nero su bianco quello che già era un dato di fatto. Non si è comunque trattato di un matrimonio vecchio stile, dato che alla funzione ha partecipato anche una terza persona, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. La cerimonia, come non poteva essere altrimenti, si è celebrata a Bruxelles, da sempre sede di entrambe le istituzioni. Nel quartier generale della NATO, i tre protagonisti dell'accordo hanno firmato un accordo di 14 punti volti ad estendere e rafforzare ulteriormente la cooperazione fra Patto Atlantico e Unione Europea, rendendo così sempre più sfumati i confini fra le due organizzazioni. Il matrimonio sembra dunque più solido che mai.
anche perché, grazie alla guerra in Ucraina, Washington è riuscita a silenziare le sirene russe con cui i 27 sembrano ormai aver rinunciato a flirtare. Vladimir Putin voleva dividerci, ma ha fallito, ha infatti dichiarato Stoltenberg, assicurando che Mosca avrebbe voluto un'Europa differente, ma che ciò sarebbe stato catastrofico in termini di sicurezza. Al segretario generale dell'Alleanza Atlantica ha fatto poi eco Michel, che ha affermato che la guerra in Ucraina non avrebbe fatto altro che avvicinare ulteriormente l'Unione Europea alla NATO, evitando però di dire come il conflitto sia stato in realtà una diretta conseguenza dell'espansionismo occidentale. Secondo il rappresentante dei 27, le due organizzazioni avrebbero aggiornato le loro ambizioni sulla sicurezza globale, portando la partnership a un livello superiore per collaborare a tutto tondo in materia di energia, cambiamento climatico, infrastrutture strategiche e ovviamente disinformazione. Affinché il matrimonio fra NATO e Unione Europea possa durare nel tempo, è però necessario eternizzare gli eventi che lo hanno reso possibile. Proprio per questo gli sposi hanno sottolineato la necessità di continuare a sostenere l'Ucraina senza se e senza ma. La Russia, dicono, non va sottovalutata e se ciò non dovesse bastare a evitare future crisi di coppia, a rinsaldare il legame ci penserà il fantasma della minaccia cinese già agitato nel documento firmato ieri a Bruxelles. Un documento che forse seppellisce per sempre le velleità, soprattutto francesi, di creare un esercito europeo in grado di garantire la sicurezza dell'Unione senza dover dipendere da Washington. Più che un matrimonio normale, quello celebrato ieri sembra infatti un matrimonio forzato, a suggellare che semmai ci sarà una vera e propria difesa comune, questa sarà sempre e comunque al servizio della NATO. Jonathan Chatillar, TG Sole 24. La Turchia starebbe fornendo all'Ucraina un tipo di bomba a grappolo made in USA. È quanto afferma il quotidiano Foreign Policy, secondo cui le armi, prodotte nel periodo della Guerra Fredda, verrebbero inviate a partire da novembre 2022. Queste tipologie di bombe, che se rimangono inesplose costituiscono un pericolo per la popolazione al pari delle mine, secondo le leggi degli Stati Uniti non possono essere esportate. Tuttavia il divieto, a quanto pare, non sembra valere in Turchia. Sempre secondo il quotidiano, che cita una fonte anonima, gli Stati Uniti avrebbero negato all'Ucraina l'accesso alle munizioni a grappolo. Così la Turchia sarebbe l'unico posto in cui gli ucraini possono rifornirsi di tale grazia. D'altronde Ankara aveva già fornito a Kiev i droni armati Bayraktar, ma nonostante tutto, dall'inizio dell'operazione speciale si è sempre proposta come intermediario diplomatico tra le controparti russa e ucraina, risultando anche decisiva sul raggiungimento del cosiddetto accordo sul grano. Al momento né l'ambasciata turca a Washington né il Ministero della Difesa ucraino avrebbero confermato l'informazione di Foreign Policy. Ad ogni modo, il flusso di armi dalla Turchia all'Ucraina non è passato inosservato a Mosca, tanto che la commissaria per i diritti umani della Federazione Russa, Tatiana Maskalkova, ha chiesto al presidente del Parlamento turco, Mustafa Sentop, di interrompere la fornitura al fine di evitare un'ulteriore escalation. La richiesta è stata formalizzata durante un incontro a cui hanno partecipato anche la controparte ucraina e il difensore civico della Turchia, Sheref Malkoç, che ha sottolineato l'impegno di Ankara di aprire un corridoio umanitario tra i due paesi, bombe a grappolo permettendo. Fabio Belli, TG Sole 24. Che per il World Economic Forum quanto stiamo vivendo attualmente sia solo un assaggio di ciò che ci aspetta nel prossimo futuro. Ad una settimana dal tradizionale meeting di Davos è uscito oggi
11 gennaio, il Global Risk Report, un rapporto che raccoglie le opinioni di oltre 1000 esperti di diversi settori a livello internazionale che ci informano sugli scenari che ci attendono in futuro. Inutile dire che le prospettive descritte dal report sono tutt'altro che rosee. Per gli esperti, infatti, si profilerebbe la prima regressione nello sviluppo umano da decenni. L'umanità, insomma, nel prossimo futuro farà passi indietro. Ciò sarebbe dovuto principalmente alla pandemia e al conflitto in corso in Ucraina, che avrebbero innescato gravi crisi su più livelli: energetico, economico, alimentare. Crisi che non solo sarebbero destinate ad ampliare le divergenze sociali ed economiche a livello globale, ma anche, nel lungo termine, a compromettere la collaborazione volta ad affrontare la minaccia numero uno nel lungo periodo, il cambiamento climatico. Per gli esperti citati nel rapporto, infatti, il riscaldamento globale e gli effetti ad esso associati rappresentano la maggior preoccupazione nel lungo termine. Motivo per cui sarebbe opportuno, si legge nel report, accelerare quanto più possibile la transizione energetica. Se quindi, da una parte, i governi di tutto il mondo sono chiamati ad agire per evitare un collasso ecologico e salvaguardare la biodiversità del pianeta, dall'altro, l'attuale situazione geopolitica ed economica e la sua evoluzione nel breve periodo richiama i singoli paesi a proteggere i propri cittadini dall'inflazione e dagli shock economici che con ogni probabilità ci accompagneranno per i prossimi 2 anni. Stando agli esperti, la geopolitica starebbe vincendo sull'economia, rendendo la produzione inefficiente a lungo termine e portando all'aumento dei prezzi. In questo scenario, secondo il rapporto, le guerre economiche diventeranno la norma e saranno inevitabili le tensioni tra le maggiori potenze economiche, così come un ampliamento del divario tra paesi ricchi e paesi poveri. Non manca poi il riferimento ai rischi legati alla digitalizzazione e alla disinformazione, di fronte ai quali si richiede ai governi di cooperare piuttosto che adottare approcci unilaterali. Non occorreva certo il lungo rapporto del World Economic Forum per comprendere che ci prospetta un mondo all'insegna dell'emergenza permanente e dell'instabilità. Instabilità creata ad arte dagli stessi che ora a Davos dispensano soluzioni, ma che permette alle persone di tornare a essere più umani, dismettendo i panni dei consumatori. Elisa Angelone, TG Sole 24. In questa seconda edizione della Guerra Fredda, gli Stati Uniti puntano ad erigere quella che viene chiamata cortina di silicio attorno alla Cina, con l'obiettivo di ostacolare quanto più possibile lo sviluppo tecnologico e dunque anche militare di Pechino e mantenere così, anche in questo settore, la propria egemonia. Il tutto ruota intorno alla produzione di microchip. Come è noto, dal 2018 a questa parte l'intento di Washington è quello di vietare alle aziende statunitensi l'esportazione in Cina di tecnologie avanzate per la produzione di chip, e in questo gli Stati Uniti stanno ovviamente cercando di coinvolgere anche i paesi alleati. Primo fra tutti, almeno in Europa, l'Olanda, che ospita ASML, l'unica azienda al mondo a fabbricare le attrezzature necessarie alla produzione di semiconduttori avanzati. L'azienda aveva già in parte ceduto alle pressioni statunitensi, bloccando la vendita a Pechino delle apparecchiature litografiche più avanzate, quella per la cosiddetta litografia ultravioletta estrema, contando comunque di proseguire il proficuo commercio con la Cina, da cui il gruppo trae il 15% dei propri ricavi annuali. Secondo il capo dell'azienda, Peter Wenning, non avrebbe senso limitare anche la vendita delle apparecchiature meno avanzate con il pretesto, portato avanti da Washington, che Pechino potrebbe utilizzarle per lo sviluppo di armi avanzate e programmi di sorveglianza.
Se quindi i vertici di ASML si erano ripromessi di mantenere aperto il commercio globale di chip con i produttori asiatici, ora, in forma politico, dopo le notizie sulle stazioni di polizia cinese illegali sparse per l'Europa e le proteste per le restrizioni Covid, la posizione dell'Olanda sulla Cina sembra essere più scettica. O perlomeno questo è ciò che Washington sembra sperare, rinnovando le proprie pressioni affinché i Paesi Bassi si allineino all'embargo tecnologico anticinese. Mentre quindi i funzionari olandesi starebbero valutando fino a che punto sacrificare i propri interessi economici per assecondare la volontà di Washington, camuffata da questioni di sicurezza nazionale, entra in gioco l'Unione Europea. Un recente articolo di Politico, citando un diplomatico dell'Unione Europea, mette infatti in discussione la prerogativa nazionale dell'Olanda in materia di concessione delle licenze di esportazione, qualora queste dovessero avere effetti politici ed economici sull'industria europea. Ad oggi, l'unico effetto assicurato dall'adesione alle restrizioni di Washington sarebbe lo smantellamento dell'avanguardia tecnologica industriale europea. Elisa Angelone, TG Sole 24. Il 27 dicembre a Taiwan è arrivato l'atteso annuncio dell'estensione della leva obbligatoria da 4 a 12 mesi, che ha portato con sé anche l'aumento del salario dei militari e il rafforzamento del programma per i riservisti. La presidente Tsai Ing-wen snocciola così il menù di una riforma del sistema di difesa che mira a rendere Taiwan più pronta a una guerra che spera di non dover combattere. Secondo le nuove regole, che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2024 a pochi giorni dalle cruciali elezioni presidenziali che decideranno molto del futuro dei rapporti con Pechino, l'estensione della leva riguarderà tutte le persone di sesso maschile nate dopo il 1 gennaio 2005. Vale a dire giovani che non avranno ancora il diritto di voto nel 2024, visto che è stato appena bocciato il referendum per abbassare l'età necessaria per recarsi alle urne da 20 a 18 anni. La mossa rischia di essere impopolare, dato che l'accorciamento della leva militare è sempre stato percepito come uno dei segnali principali del processo di democratizzazione. È stata una decisione difficile, ma inevitabile, ha ammesso Tsai. È una responsabilità che non può essere evitata, ha aggiunto, citando come punto di riferimento la reazione di Kiev. Il messaggio in questo caso è rivolto anche e soprattutto ai cittadini comuni, chiamati a giocare un ruolo in un ipotetico conflitto. Nessuno vuole la guerra, ha detto Tsai, ma solo preparandoci a combattere possiamo evitarla. La presidente taiwanese, che secondo un sondaggio della Taiwan Public Opinion Foundation ha una popolarità ai minimi dall'aprile 2019, ha sottolineato che la decisione non arriva sotto pressione degli Stati Uniti, ma che è frutto di un lavoro cominciato già nel 2020. L'accelerazione decisiva è comunque arrivata dopo il conflitto in Ucraina, perché considerato che ancora pochi cittadini taiwanesi credono nell'eventualità di una guerra, il governo di Taiwan ritiene di dover incentivare la prontezza a combattere. Come prevedibile, reazione negativa è giunta da Pechino. Riteniamo che la maggior parte dei compatrioti di Taiwan non servirà da carne da cannone per le forze separatiste dell'indipendenza di Taiwan, ha commentato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin, ribadendo che la completa riunificazione dell'isola alla Cina è una tendenza inarrestabile. A Pechino si teme infatti che i nuovi passi normativi possano aiutare Taipei a entrare in possesso di sistemi difensivi più sofisticati degli attuali, anche perché il 29 dicembre scorso Joe Biden ha firmato una legge di finanziamento del governo statunitense per il 2023 che include disposizioni per autorizzare 2 miliardi di dollari di prestiti a Taiwan
per l'acquisto di armi dagli Stati Uniti, con l'obbligo per Taiwan di ripagare i prestiti entro 12 anni. Margherita Furlan, TG Sole 24. Il 4 gennaio a Pechino si è tenuto un incontro istituzionale tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente filippino Ferdinand Romualdez Marcos Jr., primo meeting tra capi di Stato ospitato dalla Cina nel 2023, che evidenzia l'importanza delle relazioni Cina-ASEAN. È la prima visita a Pechino del presidente Marcos dalla sua elezione dallo scorso anno e la prima missione ufficiale al di fuori dai paesi dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico. Durante l'incontro sono stati firmati 14 accordi bilaterali in settori strategici quali agricoltura, infrastrutture, cooperazione internazionale, sviluppo economico, sicurezza marittima e turismo. Secondo gli ultimi dati diffusi dall'amministrazione delle dogane cinesi, il volume dell'interscambio tra Cina e Filippine da gennaio a novembre 2022 ha raggiunto 80 miliardi di dollari con un incremento annuale dell'8,3%, che conferma Pechino come il principale partner commerciale per Manila. Margherita Furlan, TG Sole 24. Di fronte alla massiccia spinta all'elettrico, cosa pensare delle affermazioni del CEO di Toyota, secondo cui le auto elettriche non potranno realmente sostituire i veicoli con motore a combustione interna nel breve termine? Toyota è la più grande casa automobilistica al mondo e il fatto che i suoi vertici siano dichiaratamente scettici nei confronti del passaggio all'elettrico la dice lunga sulla fattibilità del cosiddetto Green Deal europeo e in generale sulla transizione ecologica a livello globale. A detta di Akio Toyoda, la maggior parte dell'industria automobilistica e persino dei consumatori condividerebbe silenziosamente la sua visione. Silenziosamente perché, essendo l'elettrico promosso a gran voce come il futuro e dunque di tendenza, la maggior parte dei produttori e dei consumatori ha il timore di esprimere la propria visione, che tuttavia è rispecchiata dall'andamento del mercato. Per il colosso automobilistico giapponese, infatti, le vendite di auto elettriche plug-in sono diminuite di un terzo nel 2022. Secondo il numero uno di Toyota, la spinta, soprattutto a livello mediatico, verso le auto elettriche non tiene conto in modo realistico dello stato ancora molto fragile dell'infrastruttura adeguata che possa supportarle. In primis, la scarsa disponibilità di stazioni di ricarica e la difficoltà di realizzarle in numero sufficiente anche nelle aree più remote, per non parlare della scarsa autonomia delle batterie. Occorrono dunque ingenti investimenti che, per Akio Toyoda, sarebbe meglio incanalare nell'ulteriore diversificazione dei carburanti, promuovendo i biocarburanti e esplorando il potenziale dell'idrogeno. I veicoli elettrici, secondo Toyoda, non sarebbero l'unico modo per raggiungere gli obiettivi globali di neutralità delle emissioni. Mentre quindi i media continuano ad orientare i consumatori verso l'elettrico promuovendolo come unica opzione, sono proprio le case automobilistiche a cercare di smorzare l'entusiasmo. Proprio come per le auto autonome, che ad oggi tutti noi avremmo dovuto guidare, ha affermato Toyoda. Credo che i veicoli elettrici impiegheranno più tempo a diventare mainstream di quanto i media vorrebbero farci credere. Elisa Angelone, TG Sole 24. A febbraio, negli Stati Uniti, per la prima volta nella storia del diritto, un imputato verrà difeso da un robot invece che da un avvocato in carne e ossa. L'idea, a quanto pare, proviene dalla startup Do Not Pay, fondata nel 2017 dal giovane nerd anglo-americano Joshua Browder e finanziato dai giganti della Silicon Valley.
Se inizialmente Browder aveva introdotto il progetto proponendo consulenza legale gratuita ai consumatori per questioni legate alle multe per divieto di parcheggio e altre controversie a danno dei consumatori stessi, il flusso di finanziamenti provenienti dalla Silicon Valley, evidentemente, lo ha spinto ad addentrarsi più a fondo nell'area del diritto. In un'intervista rilasciata a Legal Future nel 2017, Browder ha entusiasticamente spiegato che cause di divorzio, immigrazione, piccole controversie, questioni di tasse sulla proprietà e altre questioni aziendali possono venire risolte gratuitamente dalla sua app. Browder, che nel 2017 si è trasferito da Londra nella Silicon Valley in California, ha precisato da subito, senza giri di parole, che gli avvocati di tutto il mondo dovrebbero essere molto spaventati da questa tecnologia. Fra i maggiori finanziatori della startup di Browder, adesso valutata più di 200 milioni di dollari, figurano l'appena fallita piattaforma di criptovalute FTX del signor Bankman-Fried e le società Lux Capital, Tribe Capital, Day One Ventures, Andreessen Horowitz, Founders Fund e altre ancora. Lo faccio da tempo senza risorse, quindi non vediamo l'ora di espanderci e aiutare più persone a lottare per i loro diritti in generale, ha spiegato Browder a Business Insider nel 2019, dopo aver ricevuto circa 4 milioni di dollari di finanziamenti. Il giovane fondatore di Do Not Pay risulta essere il pronipote di Earl Browder, ex capo del Partito Comunista Statunitense, russofobo in erba, e due volte candidato alla presidenza degli Stati Uniti, mentre il padre, Bill, è l'amministratore delegato del fondo di investimento Hermitage Capital Management. Comunque sia, l'app Do Not Pay farà il suo debutto a febbraio in un tribunale statunitense, dando istruzioni al malcapitato imputato su come rispondere alla corte. Per farlo, il Perry Mason artificiale si presenterà sotto forma di smartphone che, dopo aver ascoltato le argomentazioni del tribunale, spiegherà al cliente cosa dire attraverso un auricolare. Nel frattempo, per dare prova delle capacità dell'intelligenza artificiale alla base della sua applicazione, Browder si è offerto di pagare $1 milione al primo avvocato disposto a farsi sostituire dalla sua app in un processo di fronte alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Dopo la scuola, quindi, nel civile mondo anglosassone, anche lo Stato di diritto è sotto attacco dai briganti del Big Tech. Che la strada dell'inferno sia lastricata di buone intenzioni è cosa ormai nota, ma evidentemente, come recita un detto popolare, al peggio non vi è mai fine. Jeff Hoffman, TG Sole 24.